Mattei scriveva nel 46: le regole della Costituzione sono state create per essere adoperate dai cittadini consapevoli e non dai sudditi inermi, e solo la scuola può fare il miracolo di trasformare i sudditi in cittadini. Buonasera, circolano voci che c'è una convocazione straordinaria dei collegi docenti per approvare un POF secondo il decreto legge che non è ancora stato approvato. Lei ne sa qualcosa? Sembra proprio che sia così, proprio stasera le segreterie nazionali, io l'ho ricevuto tardissimo, hanno fatto un comunicato in cui si dice che i dirigenti sono stati convocati dagli uffici scolastici regionali e è stato detto loro di convocare i collegi e di far deliberare in merito all'articolo 2 del disegno di legge che è attualmente in Senato per il piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 2, cosa che è illegittima e come sindacati non accetteremo, contrasteremo con tutte le nostre forze. Quindi praticamente i dirigenti dovrebbero aver già preparato un POF? Ma è quella la cosa strana, perché questi dirigenti, grandi preparatori di POF, non ce l'abbiamo. Ma questa cosa l'ho sentita anch'io come voce, però credo che sia difficile che un dirigente oggi possa convocare un collegio docenti su un ordine del giorno suggerito per via confidenziale. Cioè, siamo arrivati addirittura neanche alla buona educazione di andare in Parlamento e di approvare un disegno di legge. Si va addirittura a suggerire ciò che ancora non esiste. A me sembra che siamo arrivati davvero al binario morto con questo disegno di legge. Allora, io ne ho appreso casualmente perché oggi avremmo dovuto avere un incontro programmato da tempo in ufficio scolastico regionale che è stato rinviato improvvisamente in quanto la direttrice Campanelli ha convocato in via straordinaria tutti i dirigenti scolastici della Lombardia questa mattina. Quindi mi sono informata per capire come mai del rinvio invece del nostro incontro. Mi è stato spiegato appunto che la direttrice avrebbe, uso il condizionale perché non ci sono conferme istituzionali, che la direttrice avrebbe convocato appunto tutti i dirigenti scolastici per dare questo tipo di indicazione. Mi auguro che non sia così, anche se le fonti da cui proviene la notizia sono più che attendibili, perché se così fosse si tratterebbe dell'ennesimo atto di arroganza di questo governo, di questo ministero, in quanto il disegno di legge non è stato licenziato, si chiama appunto disegno di legge. Il dibattito è al Senato in questo momento, in fase di dibattimento evidentemente il disegno potrebbe essere emendato e noi auspichiamo vivamente che venga emendato, siamo qui questa sera anche per questo motivo. Ennesimo atto di arroganza, perché i decreti delegati invece non sono stati aboliti, il collegio dei docenti in questo momento mantiene tutti i suoi poteri, in questo momento esistono i piani delle attività delle 40 ore che sono stati deliberati all'inizio dell'anno scolastico e i collegi straordinari possono essere indetti solo per motivi di urgenza. Vorrei capire qual è il motivo di urgenza, cioè qui siamo veramente nella illegalità. Ma secondo lei perché Renzi insiste tanto e si sta facendo questo scontro politico sulla scuola, proprio sulla scuola ha scelto lo scontro? Beh, innanzitutto credo che Renzi abbia sempre l'idea di far notare all'opinione pubblica di essere un Presidente del Consiglio volitivo, al di là dei risultati, perché se fosse approvata una legge di questo tipo, il conflitto che scatena nelle scuole sarebbe un danno gravissimo per gli studenti, per le famiglie, ovviamente per gli insegnanti e per il Paese. Quindi com'è che può, come dire, glorificare la sua riforma Renzi se noi che siamo quelli che devono farla funzionare diciamo che non può funzionare questa riforma? Domenica ci sono state delle elezioni in alcune regioni, comunque elezioni importanti, che hanno dimezzato i voti del partito di maggioranza relativa
elezioni che hanno assegnato al partito che si sta spendendo in questa riforma scellerata un 12%, perché noi dobbiamo leggere il dato globale, quindi se il 50% dei cittadini non va a votare e il partito, il PD prende il 25%, vuol dire che in realtà è il 12,5%. Questo partito col 12,5% sta riformando un bene pubblico qual è la scuola pubblica. Ripeto, la nostra azione va avanti anche questa sera, andrà avanti nei prossimi giorni. Grazie. Gilda TV, siamo a Catanzaro Lido dove è in corso una manifestazione di insegnanti contro il disegno di legge La Buona Scuola e siamo in compagnia con il preside Scalzo, dirigente scolastico in pensione, al quale chiediamo: preside, come mai è qui a manifestare insieme agli insegnanti? Ho sentito la necessità, per essere in pensione, di essere vicino agli insegnanti che sono stati con me per tanti anni. Perché soprattutto non ritengo che questa non sia una buona riforma della scuola, nemmeno la riforma che i docenti e tutto il mondo della scuola si aspettava. Il discorso che più balza agli occhi e all'orecchio è il discorso della scelta degli insegnanti, che non ne vedo la necessità, perché sarebbe una mortificazione per coloro che non verranno scelti, pur essendo docenti che sono stati messi a tempo indeterminato. La ringraziamo e una buona serata. Allora, nella mia scuola non è arrivato nulla, però circola voce nella CISL scuola che ci sono dei presidi che addirittura vogliono fare dei consigli d'istituto, collegi docenti, anche nel mese di luglio. Quindi noi crediamo che questa cosa qui è un attacco non solo al contratto nazionale del lavoro, al contratto d'istituto, e è un attacco anche all'autonomia degli insegnanti, alla loro specialità stabilita dalla Costituzione italiana. Perché quando si attacca la Costituzione, quando si attacca il contratto, quando si attacca l'inclusione dei bambini e la libertà di insegnamento, non lo possiamo tacere. Abbiamo un dirigente nazionale della Gilda, buonasera. Buonasera. Lei ne sa qualcosa di questo provvedimento, cioè di queste convocazioni straordinarie del Collegio Docenti per approvare un po' secondo la... Le devo dire, io lo sto apprendendo in questo momento e rimango allibito, anche se, ti devo dire, no, non mi sorprende la cosa, perché già ci sono state altre situazioni in cui stanno facendo dei balzi in avanti praticamente illegittimi, perché la legge ancora non c'è. Per quanto riguarda i trasferimenti, per esempio, chi è in DOP e non ha avuto nessuna sede assegnata, in effetti compare pure nei trasferimenti, trasferito nella provincia, cioè praticamente stanno già anticipando nell'organico l'ambito provinciale che prevede questo disegno di legge, che ancora non è legge, quindi stanno prevaricando un po' tutto. Volevo dire qualcosa riguardo ai poteri dei dirigenti. Io ritengo questi poteri dei dirigenti non sono in effetti solo nei confronti dei dipendenti. A mio avviso questi poteri andranno ad essere esercitati praticamente anche nei confronti di tutto il territorio, perché se ci riflettiamo un po', il territorio subisce il dirigente, non è che è il territorio che lo sceglie il dirigente, il territorio lo subisce perché questi poteri amplificati praticamente amplificano anche l'incapacità oppure il loro orientamento per quanto riguarda l'educazione. Grazie. Fuori, 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 fuori! Sapere quali scuole scioperano, perché vogliamo che sia pubblico. E in tutte le scuole, sta crescendo l'adesione. Per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
Rita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.